Mamma mia, ragazzi, che mina, cioè io direi Mina Monti più che Pina Monti, gli ha sparato una bomba da 25 metri, quasi sotto al setto. Sportiello, secondo me, l'ha vista partire un po' in ritardo, ma che personalità sto ragazzo! Tra l'altro, compagno di squadra della primavera di Zaniolo, che è un altro che ha un futuro, secondo me, ben tracciato, ben delineato. Ma torniamo alla partita. Fiorentina-Frosinone è stata, anzi, Frosinone-Fiorentina è stata una partita un po' strana, nel senso che comunque se c'era una squadra che doveva vincere era la Fiorentina, perché nonostante sia forse a tratti un po' troppo compassata come squadra, però ha creato almeno una decina di palle gol, io avrò contato. E per cui, insomma, ecco, Frosinone nel primo tempo ci ha avuto un colpo di testa, mi pare, di Capuano, che è uscito da poco, ma un cazzo, basta, fine. E si è mossa soltanto a palla ferma, perché per adesso poi ha arretrato. E si è chiusa, ha parcheggiato il pullman, e quando la Fiorentina un po' saliva andava in pressing, ma niente di che, voglio dire, qualche ripartenza con Campbell, ma poca 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 roba veramente. Mentre invece la Fiorentina nel primo tempo forse è stata un po' troppo, ecco, compassata, sempre palla laterale, le verticalizzazioni le faceva solo Benassi, tra l'altro autore del gol a inizio di ripresa, un gol di spalla. Chiesa ci ha provato varie volte, insomma, con i suoi dribbling, con le sue percussioni, con i suoi tiri. Simeone mi pare un'anima in pena, infatti è uscito anche mezzo incazzato, giustamente, perché poi quando non riesci a buttarla dentro te rode un po' il culo, giustamente, quello è un attaccante di razza, io oggi stesso me lo prenderei. E niente, che dire, secondo me ci si resta male dopo che fai una partita così. L'altra squadra che sì, magari nel secondo tempo ha anche provato un pochino, ma veramente poca roba, e poi quello da 25 metri ti spara quel sasso e non puoi fare niente. Quindi alla fine non posso dire pareggio giusto, però complimenti a Pina Monti.